Ciao a tutti ragazzi, sono Quarzo, benvenuti sul canale e oggi vi porto un top laner molto 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 forte, forse anche troppo forte, un po' overpowered secondo me, che vi consiglio tantissimo di giocare se volete climbare velocemente in questo inizio di stagione. Ed è Yorick. Praticamente Yorick è stato buffato, forse troppo, secondo me troppo, ed è diventato fortissimo. Praticamente con Yorick non dovete preoccuparvi troppo della vostra lane phase, ma nonostante ciò avete una buona lane phase e oltretutto potete prendere torri molto molto velocemente grazie alla R e grazie ai Ghaul che faremo spawnare. Quindi insomma vedrete che sarà è un champ molto molto oppressivo e anche tanto facile da giocare in realtà, quindi ve lo straconsiglio, ma vediamo un po' come funziona, non sarà proprio una guida dettagliatissima, ma vedremo un po' come funziona. Allora, la passiva praticamente vi consente di far nascere dei Ghaul, dei piccoli mostriciattoli che seguono Yorick e che lo aiutano a farmare, ad attaccare i campioni nemici, eccetera, eccetera. Questi nascono o quando uccidete un minion con la Q, come non ho appena fatto, ma come farò presto. Oppure ogni 12, mi sembra, ogni 12 minion che muoiono nascono spontaneamente, cioè praticamente. Oh, eccolo. Vedete, quella lì è una piccola tomba dove ci stanno, dove c'è questo mostriciattolo. E la nostra Q invece è un auto attack reset, che è praticamente una specie di Q di Nasus, però ovviamente non c'è la passiva della Q di Nasus. E con quella invece, ogni volta che la utilizziamo su un minion, creiamo una tomba, come in questo caso. Pam! Una volta che ce ne sono 4, possiamo riattivare la Q per far. Per far nascere questi piccoli Ghaul che ci seguiranno e che attaccheranno anche il campione nemico, ok? L'interazione con la E, per quanto riguarda i Ghaul, è di fondamentale importanza. Cioè, se noi colpiamo il nemico, il campione nemico con la E, quando i nostri Ghaul sono attivi, praticamente i nostri Ghaul andranno ad attaccare il nemico, ok? Mentre ovviamente se non abbiamo Ghaul non sarà così. Per esempio, adesso ve lo faccio vedere, vedete? Ok, via da qua. Quei punti esclamativi sulla testa dei Ghaul significa che ho loro intimato di attaccare il campione nemico. Ok. Nell'early game ovviamente siamo un po' più debolucci che più avanti nel gioco, ma comunque vi dirò che siamo forti. E quello che dobbiamo fare è far nascere i nostri Ghaul e cercare di pressare le torri nemiche il più possibile, fondamentalmente. Poi un'altra cosa, un'altra abilità molto importante è la W, che ci consente di bloccare il campione nemico in un posto in modo che i nostri Ghaul possano danneggiarlo e anche poi la nostra ulti che vi farò vedere possano danneggiarlo il più possibile. Allora, non l'abbiamo beccato, ma va bene. Ok, altri 4 Ghaul. E io direi che una volta che. Ah, ho missato il cannone. Una volta che anche questi 4 Ghaul. Ok. Adesso possiamo recollare. Quindi l'abilità da maxare è la Q, che è quell'auto-attack reset tipo la Q di Nasus che vi dicevo. La W invece è quella specie di cella che creiamo, nella quale il campione nemico poi si trova intrappolato. Io direi che siccome avrò molta pressione su questa lane, prenderò anche una di queste. In teoria la combo migliore sarebbe utilizzare la W e imprigionare il campione, quando ovviamente ci sono i Ghaul in giro, quando li abbiamo tirati fuori. Utilizzare la W e imprigionare il campione, utilizzare la E sul campione imprigionato, così che i Ghaul salteranno addosso al campione e faranno un sacco di danno. E ovviamente poi noi aiuteremo i Ghaul con gli autoattacchi e la nostra Q che fa comunque un sacco di danno. Ok?
Specialmente più tardi, quando avremo anche la Shin o la Trini di Forza, che sarà il primo item che builderemo. Ok, intanto facciamoci i nostri Gaul. Farmiamo sottotorre, non è molto difficile farmare sottotorre con ok, con Yorick, quindi non sarà stra difficile per voi, per nessuno, insomma. Allora, noi non ci importa se subiamo un po' di danni perché comunque adesso vi faccio vedere. Vedete il... Oddio, lui è a livello 6. Non mi ero accorto di questa cosa e non so perché non l'ho beccato con la E. Mi sembra un po' strano, però non l'ho beccato con la E. Comunque, la combo era... dovrebbe essere quella, in teoria. Adesso vi faccio vedere la nostra ultimate, che è la Maiden. Adesso lo intrappoliamo se riusciamo. Non ci siamo riusciti. Pazienza. E vabbè, non l'abbiamo ucciso, però la Maiden è questa qua. È praticamente questo spettro che ci segue. Questo spettro che ci segue e fa danni a minion e nemici, eccetera, eccetera. Ora, la cosa più importante con Yorick è prendere le torri. Come vedete, la Q può essere utilizzata anche sulle torri, quindi fa un botto di danno alle torri nemiche, ok? E in più, tra le rune, ovviamente c'è Demolish, così che riusciamo a prendere ancora più placchette e danneggiare le torri sempre di più. Come vedete, ne abbiamo prese due. Io ora recollo, ma forse potevamo anche prenderne un'altra. No, non credo, perché lui è già arrivato. Comunque, ecco, questa è la chiave di Yorick: pushare e prendere torri il più velocemente possibile con l'aiuto dei Gaul, con l'aiuto della Maiden e della nostra Q, che è davvero un'abilità molto forte. E fa tanto danno, fondamentalmente. Non stiamo nemmeno farmando troppo bene perché sto parlando un sacco, quindi insomma, ecco, non sto farmando bene. Però ho intravisto un jungler da queste parti. Vabbè, poi vedremo, metteremo una ward per essere sicuri. E quindi questo è il suo playstyle, fondamentalmente. Dobbiamo pushare e prendere torri molto velocemente. Vedrete che fra un po' saremo in grado di vincere anche nei 2 contro 1, senza problemi. Prendiamo il nostro Gaul. Ovviamente vi ho già detto che l'abilità da maxare è la Q, perché è anche quella che, oltre a servirci più volte, è anche quella che fa il danno maggiore. Come vedete, un'altra volta non l'ho beccato con la E, ma non capisco davvero perché. In ogni caso. In ogni caso, pushiamo. Allora, io adesso metto la ward, però. Metto la ward. Ci sarà anche una ward sua, esatto. Bene. La ward l'abbiamo pulita e vai. Utilizziamo le pozioni, così stiamo sempre alti in salute. Ok, l'abbiamo beccato con la E, che comunque fa abbastanza danno anche da sola senza i Gaul, perché toglie il 15% della salute massima del nemico, mi sembra. Almeno a rank 1, poi ovviamente. Ecco qua i Gaul, che ovviamente quando i Gaul attaccano lui non andiamo sotto la torre perché sennò ci pigliamo l'aggro della torre. Altra placchetta presa. Ok, utilizziamo le pozioni e via. Continuiamo a creare i nostri Gaul. Oh, adesso ce l'abbiamo un'altra volta. Ah, adesso è bello. Adesso possiamo ucciderlo facilmente, come vedrete. Ciao ciao. Cioè, vedete, non c'è nemmeno bisogno di fare chissà che, basta evocare la Maiden, colpire, beccarlo con la E e fondamentalmente non ha scampo il nemico. Quindi questo è il motivo per cui io vi consiglio Yorick assolutamente, perché è molto facile da giocare, è straforte e
vi consente di vincere i game in maniera davvero, cioè senza sforzo quasi. La torre l'abbiamo presa, quindi finiamola così. Prendiamo questo e regoliamo assolutamente perché siamo un po' bassi in salute. E voilà, prima torre presa a 10 minuti, cioè è una cosa che non succede con quasi nessun altro champ, raga, eh. E pensate anche al fatto che tutte le altre torri non hanno nemmeno perso una placca. Quindi ecco, la differenza fra Yorick e gli altri split push champ è proprio questa. Posso aspettare un po' così mi prendo direttamente la Trinity e torno top perché ovviamente il playstyle di Yorick è quello dello split pusher, quindi andiamo top e noi pushiamo la top lane all'infinito fino a che non prendiamo l'inibitore. Quando abbiamo preso un inibitore cambiamo lane, andiamo in bot lane e pushiamo la bot lane all'infinito, eccetera, eccetera. Possiamo anche gruppare, ma ovviamente questo champ è molto più forte e utile se si riesce a splittare in maniera efficiente. Ok, abbiamo già i nostri Ghaul. Ovviamente poi con l'avanzare dei livelli produciamo più Ghaul con il passare del tempo. Allora qui non c'è, eccolo invece, bene. Non credo che possiamo far nulla, no, purtroppo. Quindi ritorno nella mia lane. No, pensavo di riuscire ad arrivare mid, ma non. Oh, grazie. E ovviamente come vedete i Ghaul che uccidono i minion, l'oro lo prendiamo comunque noi. Ok. Pressiamo ancora un po'. Ci pigliamo questo minion. E questo è il gioco di Yorick, la tattica di Yorick. Pushare a più non posso all'infinito. Fino a che non si riesce a vincere il game praticamente tramite lo split push. Ok, abbiamo i nostri Ghaul e adesso abbiamo anche la Maiden in realtà. Perciò forse potremmo, direi di sì. Molto bene. Allora, adesso pigliamo la torre. Ok, Soraka ha flashato per fare questa cosa. L'abbiamo intrappolata e ciao ciao. Ovviamente la mid lane pure manca, va bene, quindi recolliamo. Comunque abbiamo preso quasi tre quarti di una torre, non lo so, in 2 secondi. Sia grazie al Demolish che alla nostra Q. Che ha la Shin, ovviamente. Il secondo item, dopo la Trinity, è ovviamente l'Asterax Gage, perché ci consente di fare ancora più danni con la nostra Q. Già ne facciamo parecchi, come vedete. Allora, sono stato costretto a flashare perché Elise ha uno stun. E lo stun di Elise, che mi sa che oltretutto, eh sì, stavo pensando, mi sa che oltretutto, sì, esatto, sai che oltretutto è più veloce di me, quindi riesce a raggiungermi, e in effetti è successo. Vabbè, comunque, come vi dicevo, no, come vi dicevo, non ve l'ho detto, ma non è importantissimo nemmeno il vostro KDA, perché quello che dobbiamo fare con Yorick è appunto pushare e prendere le torri, e davvero non è un problema se moriamo qualche volta mentre tentiamo di farlo. Possiamo anche essere 3-5, ma comunque riuscire a prendere torri in maniera consistente, e perciò vinceremo il game. Non ho ancora utilizzato il TP perché non c'era stato mai bisogno. Non so perché vogliono arrendersi, non ha senso questa cosa. Non abbiamo mai utilizzato il TP, ma forse sarebbe il caso di farlo per poter, insomma, prendere
essere ancora più presenti sulla lane e pressare ancora di più il nemico. E ovviamente il TP è il TP è la Keystone da utilizzare, sì, la Keystone, la Summoner Spell da utilizzare con gli Ori. Ok, livelliamo la nostra Maiden e adesso andiamo e pushiamo a più non posso. Adesso vedrete che probabilmente la pigliamo questa torre. Credo proprio di sì. Allora, evochiamo la Maiden così pushiamo ancora più velocemente, ci pigliamo i nuovi Ghaul. E voilà, e ora vedrete che la torre è presa. Perché abbiamo anche il Demolish. Fatto. Adesso prendiamo anche l'altra se riusciamo, o almeno un pezzetto, visto che comunque non abbiamo nemici che ci assillano alle calcagna. Allora, adesso ovviamente stiamo facendo un sacco di danno a quel povero Garen. E pigliamo anche la prossima torre. Vedete, cioè, siamo talmente tanto oppressivi che è davvero davvero difficile riuscire a contrastarci. E non abbiamo dovuto nemmeno ucciderlo, Garen. L'importante era fargli capire che c'era la possibilità che, insomma, la possibilità che sarebbe morto, e come adesso, come in questo caso. Non credo riusciamo a sopravvivere, ma comunque abbiamo preso una torre e un inibitore. Abbiamo attirato 4 del team avversario. E comunque siamo riusciti a prendere 2 torri e un inibitore. Quindi, insomma, per farvi un attimo capire la portata della cosa. Allora, secondo item, come dicevo, la Sterax. E come terzo item, io in realtà, a parte gli stivali, in realtà prenderei lo Ziggurat Portal, perché ci consente di applicare ancora più pressione alla base nemica. E ovviamente, se date un'occhiata, vedete che la top lane è l'unica lane ad aver distrutto tutte le torri e l'inibitore. Perciò adesso ce ne andiamo bot lane e cerchiamo di fare la stessa cosa dall'altra parte. Piano piano facendo così si riesce a vincere il game perché. No, 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 Jin, let me split. Non, ovviamente non ha senso che noi splittiamo con altre, insieme ad altre persone, noi dobbiamo essere assolutamente da soli. Questa è un po' la tecnica dello split pushing, adesso ve la spiego un po' velocemente. Praticamente, per splittare, voi dovete avere un champ tipo Yorick o tipo Tryndamere, dei champ che pushano molto velocemente, prendono torri molto velocemente, e dovete essere da soli in una side lane, quindi o top lane o bot lane, e dovete prendere le torri. Ovviamente il nemico non se ne starà buono, ma vi manderà qualcuno per cercare di fermarvi. Se vi manda una persona, di solito con Yorick o Tryndamere si riesce tranquillamente a farla fuori. Se ve ne mandano un paio, c'è la possibilità che si riescano comunque a farle fuori, ma soprattutto se ve ne mandano più di una, significa che significa che da altre parti nella mappa il nostro team combatte con un team avversario in deficit, perché ovviamente se due sono qua a combattere con me e il restante team è gruppato contro il mio restante team, ovviamente saranno io uno contro due, loro, il mio team contro il restante team avversario, 3 contro 4, ok? 4 contro 3. Il che dà un grosso vantaggio al mio team, ovviamente. Creiamo una situazione di superiorità numerica sostanzialmente con il nostro splitting. Vediamo un po', secondo me riusciamo a ucciderlo. Forse sì. Forse devo flashare. Lo rallentiamo con la E, perché la E rallenta anche. E voilà. Adesso loro dovranno difendere anche, ovviamente, le torri del Nexus, dato che abbiamo pushato così tanto. E noi intanto regolliamo e ci pigliamo la Sterax Cage.
E voilà, adesso è il momento giusto per utilizzare il TP. Così pressiamo ancora di più. E siamo molto più forti perché abbiamo preso un nuovo item. Ora pigliamo tutti i minion del mondo e andiamo su e cerchiamo di prenderci l'inibitore. Come vedete, praticamente non c'è un counterplay a questa strategia, a meno che l'enemy team non sappia organizzarsi in maniera ottimale contro uno split pusher, cosa che in questo caso non mi sembra proprio. Come vedete, io sto addirittura ignorando direttamente il fight e vado direttamente a prendermi le torri. E il game è finito, raga. 21 minuti di game grazie al mio split push. Io spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like che mi aiuta. E ci vediamo con il prossimo video.